Amici all'ascolto e in visione per Artemisium Web Santa Caterina nel mondo, ringraziamo sempre Nardino Capano per la grande collaborazione, per la distribuzione dei video e dei risultati. Sport Piccoli Comuni, il vostro sito dove potete ormai seguire al 100% tutte le manifestazioni sportive che organizziamo qui, almeno di calcio a 5, nel Palasport di Sant'Agata di Puglia, il gioiello che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione. Oggi, quando mancano due giornate alla conclusione di questo bellissimo campionato Sport Piccoli Comuni e riservato agli atleti residenti nei propri paesi, ancora non si sa chi vincerà questo torneo, visto e considerato che è vero il primo il Candela, seguito a tre punti dal Sant'Agata, ma il Candela deve scontare un turno di riposo e probabilmente continuano a braccetto a salire in classifica, perché vincono entrambe. Il Candela batte l'Accadia del 10-5 e il Sant'Agata batte per 8-3 il Fanni. Quindi a braccetto salgono in classifica e credo che fino all'ultima giornata si disputeranno. Ricordo a tutti, ancora una volta, dovessero arrivare a pari punti, si vince il campionato, vincerebbe il campionato il Candela, perché è riuscito a battere negli scontri diretti entrambe le partite il Sant'Agata di Puglia, che è l'altro protagonista in positivo di questo campionato. Dietro si muove qualcosa, ma molto poco. Riposa il Deliceto, che occupava la terza posizione in classifica, sale il Castelluccio dei Tauri, perché le altre due squadre, l'Accadia e il Panni, sono state sconfitte e quindi non portano punti al proprio carriere. Ancora battuto, ancora di misura, il Castelluccio Valmaggiore da un buon Castelluccio dei Tauri. Questa volta il risultato è molto risicato, 9-8, e quindi fa capire come ancora una volta gli amici di Castelluccio Valmaggiore si siano battuti. Sono ancora a 0 punti, però sono in lotta sia il Panni che il Castelluccio Valmaggiore per l'ambita Coppa Disciplina, che per noi è la parte più importante di questo torneo, imperniato sul fair play. Amici all'ascolto in visione, ringraziando ancora Gino Magnesio per tutto il discorso fotografico e tecnico, ringraziamo ancora una volta Artemisium Web per la grande collaborazione, grazie all'amministrazione comunale, grazie a Franco Cancellari, che è l'autentico uomo in più in questo palasport, che ci dà una mano, un aiuto e permette di trasmettervi immagini e soprattutto l'uso del palazzetto e del pannello elettronico. Ringraziamo ancora una volta, augurando a tutti buona domenica, Donato Magnisio, Gino Magnisio e Daniele Magnisio per il responsabile degli altri arbitri, vi salutano e vi auguro buona domenica.